Buonasera a tutti, oggi live speciale, sono io un piccolo intruso, ma a breve mi eclisso. Oggi live tutta al femminile, tranne uno solo, cercate di capire chi è, c'è un vecchio signore che si è inserito, per il resto sono veramente onorato di questa live che è veramente bellissima, una live tutta al femminile in cui si parla di quello che è. Lascio dire a lei di tutto il resto, ma anzi, che tocca tematiche molto importanti. Quindi un giro di saluti per le ragazze qui presenti, da partire da Vivi e poi tutto a seguire. Una Vai, Vivi. Ciao a tutti, sono Vivi Everyday su YouTube e mi conoscete già magari da qualche altra live. Io ho un canale a tema principalmente storico dove tratto curiosità storiche e niente, sono seguita principalmente da donne anche. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Svet, ovviamente mi chiamo Luciana in realtà perché Svet non è proprio carino all'anagrafe. Il mio canale si chiama Svet Krasna. Io principalmente parlo di videogiochi, quindi immaginate il mio pubblico è per lo più statisticamente più maschile. Attualmente, però, ho virato un po' su un'altra tematica, che è quella della traduzione e dell'adattamento. Quindi io seguo questi due temi all'interno del mio canale, sia canale YouTube che canale del sito Viola, diciamo così per non crearti problemi sul canale. Ciao, io mi chiamo Elisa, buonasera a tutti, e ho un canale su YouTube, si chiama Funko Pop Italian Adventures, come credo si possa intuire dallo sfondo, che è parte di tutto quello che c'è qui dentro. Parlo ovviamente principalmente di prodotti Funko e per quanto riguarda, diciamo, il mondo web, fortunatamente da un po' di tempo a questa parte partecipo ad altri progetti, tipo con la Svet, sempre sul sito Viola, con altri ragazzi, sempre comunque Sì. incentrati sulla tematica nerd del caso, dai Sì. videogiochi a Ah, i quant'altro. cinecomics, Esatto. ah, qua c'è una. Ah, io sto vedendo Marion che scalpita, quindi vai Marion! Ah, Io esplodi! esplodo. Ah, niente. No, io non esplodo. Oh, ciao! Allora, niente, sono Marion Blu e sono una disagiata. Sono la piccolina del gruppo e mi occupo di riassunti, di anime, di cartoni e insomma quello che piace tanto alla gente. Mi eclisso perché sono vergognosa, è la mia Davvero, prima diretta. è la prima. Oh mio Dio, oh mio. Surprise! E qui dietro vedete mia sorella, perché tanto si vede, quindi per rimanere a tema rosa. Poi Mercia, che sei l'ultima, ed spero l'ho detto bene. E in realtà Vai. è matcha, però Maccia, voglio maccia, maccia. perché è un tipo di tè. Comunque, allora, il mio è un canale mutaforme. No, io sono su YouTube da tipo 8 milioni di anni. E il mio canale è iniziato quando io vivevo in Giappone. Siamo in Giappone, quindi bene o male facevo un vlog della mia vita. Lì parlavo di come si va a studiare all'estero, eccetera. Poi sono tornata in Italia e quindi si è trasformato in un canale di viaggi. E al momento, dato che ho interrotto per lo più i viaggi, visto che negli anni passati ho viaggiato tantissimo, per tipo 2 o 3 anni non stavo mai a casa, adesso sono un pochino stanca e ho un lavoro full time, quindi faccio principalmente lifestyle, parlo della mia vita qua a Londra, perché io adesso sono a Londra, vivo qui da più di un anno ormai. Grazie. E niente, parlo anche di altre cose che mi toccano, principalmente tipo la body positivity o comunque appunto come approcciarsi alla vita con meno disagio. Allora, poi volevo fare un ringraziamento speciale a chi ha potuto organizzare questa live, che è Lady Rossella, che a cui lascerò poi la moderazione di tutto il dibattito. Vai, Lady. Allora, io sono Stella e vengo dal forum Fansub. È un forum di traduzione principalmente orientale, in cui troviamo appunto drama, anime, manga, novel, tutto ciò che è traducibile e che non viene assolutamente portato in Italia. E ho utilizzato questa live un po' per dare un aspetto differente appunto al mondo femminile nel web.
Allora. Niente, ora poi che manca. Senti un attimo robotica e poi la parte degli autori, questa volta abbiamo Cuneo che è l'uomo ombra, non lo so se lo faremo parlare e metteremo un sondaggio perché non deve parlare Cuneo, e poi c'è Aurora, autrice di Chiamate Emanuele, che sarà la nostra parte più tecnica. Auri, ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Aurora e come ha detto Simone disegno Chiamati Emanuele per Astromiga. Ok, ora lascio tutto a Rossella. Rossella, il potere nelle tue mani, che io vi seguo come spettatore. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Ciao Simo. Ciao. Pensate che in alcuni argomenti, tipo quello videoludico, ci sia un po' di pregiudizio su donne che parlano di videogiochi, ad esempio? A riguardo, io vi cito una frase dei Player Inside, che è un po' di tempo fa, ma che ho stampata qui, quando ricevettero un commento su Midna, che ovviamente è meravigliosa, insomma, perché una donna non può commettere gameplay? Credo che sia abbastanza... Madonna, santissima. A me ha sempre dato terribilmente fastidio anche il fatto che ci considerassero un pochettino delle robe, qualcosa di quasi una creatura mitologica. Oddio, sì, sei una donna e mezza pad, com'è possibile? Quindi è una cosa ma sempre, che per carità, allora, io non condanno nemmeno la sorpresa, perché statisticamente siamo di meno. Quindi finché qualcuno mi dice, figo, sei una ragazza, hai la vagina, ti piacciono anche i videogiochi, non è quello il problema è quando tu, in quanto ragazza che gioca, devi per forza dimostrare, poi vabbè qua magari è un argomento che svisceremo più avanti, però la cosa che mi dà più fastidio è che quando sei una donna devi dimostrare di essere brava, cioè non puoi avere il permesso di essere scarsa da morire. Se sei scarsa, non è che sei scarsa perché sei scarsa, sei scarsa perché sei femmina. E a me questa cosa mi ha sempre dato un po' fastidio, cioè io voglio la libertà di essere scarsa, raga, io lo dico tranquillamente, raga, è Crash Bandicoot, faccio schifo, sono un cane, non so andare avanti con Crash Bandicoot, sono un incapace. C'è quasi un po' questa legge non scritta dove se sei una femmina non puoi essere al top, che io ne parlo spesso anche con il mio ragazzo, noi seguiamo un po' di esports e se tu guardi gli esports è proprio l'esempio lampante di questa cosa, del fatto che praticamente non ci sono giocatrici donne. Sono proprio... Anzi, quest'anno c'è stata una svolta italiana che almeno è stato detto anche del calcio femminile, solamente perché erano i mondiali. È stata una svolta. Sì, ma non se ne parla mai così tanto. Mi dà abbastanza fastidio. Ma io parlo in particolare di e-sport, proprio quelli, non in generale. E-sport in generale comunque ci sono anche tanti team, basta vedere anche tipo Federica Pellegrini, nel senso. Proprio e-sport, lì non ci sono i team proprio, cioè non è che c'è Fortnite maschile e femminile, no, c'è Fortnite e non c'è femminile. Cos'è? È anche giusto che comunque le squadre si mischino, perché io non sono molto d'accordo sul fare tipo la squadra di Smash, perché ci sono anche le squadre di Smash o di League of Legends femminili contro quelle maschili. Esatto, volevo dirlo anche io. Ma anche perché per quanto riguarda uno sport vero e proprio, lì c'è una disparità purtroppo fisica e ci può stare. Però per quanto riguarda il gaming, diciamo che di fisico c'è meno rispetto a quello che vediamo. Quindi le squadre miste a me fanno anche piacere. Però il problema è che la pressure la sentiamo. Io per un po' di tempo ho anche fatto i tornei di Super Smash, che anche quello è considerato come sport. Non andava neanche così male, anzi ero abbastanza ok. Però la differenza tu la senti, che loro ti guardano e dicono se fai un errore, Dio mio, ti crocifiggiamo, mamma mia. È colpa tua. Abbiamo perso, è colpa tua, non di quello scarso che non cura. No, che poi hanno anche un'educazione fantastica, anche nei commenti.
Beh, come per farvi l'esempio, io la svetto il martedì sul suo canale del sito Viola, giochiamo a Dragon Age, cioè lei gioca e io commento, perché siamo due grandi appassionati di Dragon Age, però tipo, comunque io, persone che conosco nella mia vita di tutti, ah, no, perché sai, faccio questa cosa con questa mia amica Dragon Age, ci piace tantissimo, ah, ma che gioco è? Un gioco di ruolo, fantasy, così, e sai, poi... sono dei romance, tutto interessante, c'è una lore incredibile, cioè enorme così, ah, ma perché ci sono le romance? Non è che gioco a Dragon Age solo perché ci sono le romance, perché mi faccio i film, nel senso, ha una parte tecnica che è abbastanza difficile per essere un gioco di ruolo. Fermo. Cioè, che porta... Nonna, come osi! Il fatto che ha la parte di romance, quindi tutta questa cosa è molto romantica e molto belle, e quant'altro fossero l'unica cosa che possono interessare una videogiocatrice femminile. Mm. Ovvio che mi interessano, ovvio che è una delle parti che preferisco, però anche la soddisfazione di riuscire a finirlo a un livello, oh mio Dio, di difficoltà, ha la sua parte. Mm. Io mi allaccio al discorso appunto della donna che è intraprendente, anche chiedendo anche a Vivi, appunto, che lei ha il suo canale appunto sulla storia della donna. Sì, la storia in generale, poi ho portato tanti personaggi femminili e devo dire che non ci dobbiamo lamentare adesso rispetto a prima, la donna veramente era limitata proprio sia dallo Stato che dalla società, la legge e tutto, quindi non c'era pochissima possibilità, dovevano veramente fare dei sacrifici enormi per ottenere delle libertà. Essere comunque messe alla gogna, responsabili delle loro scelte. Adesso diciamo che abbiamo, anche se siamo comunque in certe cose un po' osservate, giudicate, però abbiamo comunque la scelta di farle lo stesso, prima no. Comunque Vivi, ti vorrei dire una cosa, visto che siamo... Ciao! Ciao! Allora, io feci praticamente uno spettacolo teatrale con la mia scuola di teatro riguardante appunto la donna, basato sulle storie storie della Buonanotte per bambine ribelli, quel libro lì. Mm-hmm. E appunto ognuno sceglieva la propria donna e la rappresentava. Per spostare un po' l'attenzione, perché si parlava sempre di stupri e cose varie, allora ha chiesto a me di parlare di una cosa interessante. Allora, ho cominciato a parlare della donna ciclo, mano a mano, e quindi a parte che ho fatto un figurone, ma soprattutto grazie a te e ai tuoi video sul ciclo della donna nel passato, quindi nell'epoca vittoriana, quindi grazie, un figurone grazie a te. prego. Volevo ora iniziare la parte un po' più oscura del web, cioè le persone un po' meno apprezzate, le vostre esperienze diciamo un po' più bruttine con le persone che sono, diciamo, i vostri haters o fan troppo ossessivi o stalker appunto. Allora, io non è che abbia avuto tantissimi problemi, perché per me YouTube è comunque sempre stata una scappatoia, quindi anche se ho avuto degli haters ho imparato a fregarmene, perché sono una che non... cioè, una che sempre ha avuto paura del giudizio degli altri, no? Tuttora. Però, comunque, non so, grazie a YouTube sono riuscita comunque a mantenermi, e adesso me ne frego un po', diciamo che me ne frego un po'. Se posso rispondere a tono, non lo faccio, perché è meglio di no, se no iniziamo... Cazzi. Però sì, ci sono stati dei fan molto ossessivi, che, cioè, mi dispiace dirlo, perché io, ok, adesso sembro una romanticona, perché ogni fan per me è importante, e io già all'inizio non volevo dare confidenza, però ho sempre voluto rispondere a tutti, e questo, non lo so, è come un incentivo per certe persone di attaccare bottone e improvvisamente entrare nella tua vita in maniera veramente così opprimente, e alla fine mi sono ritrovata anche con una persona in particolare
proprio in gabbia, che questa mi mandava messaggi tutti i giorni, come se fossimo diventate le amiche del cuore, e non so, avevo cominciato anche a seguire mia sorella, i miei genitori, e la cosa cominciava anche a darmi abbastanza fastidio. Creepy. È molto. Molto creepy. E io del tipo, bello che sperava che... Insomma, è una lunga per fortuna non te la sei ritrovata sotto casa, almeno quello. Per fortuna, no, per fortuna. In realtà ci sta guardando in chat. Ciao! Ma è una donna o un uomo? Non lo dico. Non lo dico. Perché potrebbe saperlo in chat. Potrebbe essere in chat. Ma io ovviamente non lo faccio per cattiveria. Cioè, però davvero molti fan... Ma sia donne che uomini, ho avuto anche altre esperienze, non così creepy, però altre esperienze che alcuni hanno iniziato, magari mi dicono, è bellissimo il tuo video, io nel tipo che io mi commuovo, ogni volta che mi fanno un complimento io mi commuovo e faccio, grazie! E improvvisamente, bene, da dove vieni, come ti chiami veramente, con quanti anni hai, io così. Il codice fiscale. Cosa c'è? Calmiamoci un attimo. Diciamo che non è... Cioè, non è tanto questione di haters quanto più di fan opprimenti. Però sì. Posso anche... posso anche, tra virgolette, capirlo perché ho un pubblico abbastanza giovane e quindi magari un pochino più ingenuo da questo punto di vista. No, dicevo che a volte la gentilezza viene scambiata. Sì! Per altro. Infatti io dopo un po' non rispondo più se una... Cioè, se non mi va più, che vedo che la cosa sta diventando creepy, appunto. Ma io adesso ho imparato questa cosa, adesso. Pure per giovane. Cosa mi inserisco? C'è stata una domanda di una ragazza che era interessantissima, che ha detto, ha scritto in chat, cosa reputate voi un insulto sessista? Soprattutto voi che leggete i commenti. Un insulto sessista. Quali frasi per voi? Mi posso anche tra le righe, quindi è una ragazza che l'ha ripetuto due volte, quindi probabilmente ci teneva questa risposta da parte vostra. Cos'è per voi un insulto sessista? Ma per me quando si fa riferimento unicamente all'aspetto fisico, come se fosse scontato per il fatto di essere una ragazza, magari non so, poi ognuna di noi ha una visione di sé che notoriamente magari non è oh mio Dio come sono gnocca, però ecco, quando magari non so, si investe tanto tempo ed energie in un progetto e poi magari l'unica cosa ti dicono sei bellissima perché cioè, no, due cose così, tipo sì, vabbè grazie che mi reputi carina, mi fa piacere. Però, solo una volta ho visto il video con la mia faccia, mi hanno detto che schifo, truccati, e io avevo una matita vabbè tanto ormai ma anche io passo da Cessa a bellissima a seconda del video. Se ti trucchi soprattutto se hai un pubblico giovane, se hai un pubblico giovane, se ti trucchi automaticamente sei carina. Beh, non per tutti, anche lì ci sono quelli che ti rompono le palle, però se non ti trucchi per un pubblico giovane automaticamente puoi essere la più figa, puoi essere Belen, ma sei Cessa. Sei messa le... Vabbè, sono piccoli, anche io lì io sono comunque severa, dico non è che sei come sei piccolo e sei per forza coglione. Cioè, questa è una bella risposta. L'insulto sessista, il fatto che sei ragazza, quindi devi fare magari determinate cose, devi dire determinate cose, devi pensare in un cioè chiudere la persona in un cliché, quello magari è l'insulto. Cioè, se tu mi, ad esempio, che ne so, il tipico vai a cucinare perché tu in quanto donna dovresti cucinare, ma quante volte me l'hanno detto, non lo so. Sarei ricca se avessi un euro per tutte le volte che me l'hanno detto. Oppure, che ne so, il fatto che magari un ragazzo si senta... percentuale ragazzi, però ci sono state anche ragazze, si sentano in dovere di dirti no, quanto sei figa, ma io mi ti scoperei, mi ti farei, chi te l'ha chiesto? Anche quello lì è un pochino... Per loro, poi vabbè, loro se ne escono con ma era un complimento! No,
Netflix, sei un coglione. Penso se mi dovevi offendere, se questo è un complimento. Sì, infatti. Cioè, ma proprio... nessuno l'ha ancora detto, ma ci sarà un motivo. Proprio oggi ho bannato uno su Twitch, ma ti vorrei leccare. Ho detto io, a parte che schifo, poi, a parte che schifo, poi non te lo puoi permettere, quindi vabbè. Ma quella sono io che sono stronza, perché rispondo anche in una maniera acida, non sempre corretta. Però su queste frasi un po' di acidità conviene, su questi argomenti, perché sennò se vai troppo morbida poi sembra quasi che ci stai e quindi poi tanti pensano questo. Però secondo me è meglio a questo punto, cioè comunque chi scrive queste cose solitamente ha lo scopo quello di turbarti, di avere una tua reazione, no? E secondo me la cosa migliore forse che puoi fare è semplicemente bannalo subito. Cioè, sì. Poi un commento del genere sei bannato, sì. Cioè tu non hai la libertà di parlare sul mio canale o sul mio stream. Ma infatti sì, ma è una questione caratteriale mia, cioè sono io che sono molto infuocata in quel senso. Ma non io. È quello, è che anch'io come te, la mia reazione sarebbe quella di insultare tutta la famiglia. Però sì, ovviamente diciamo che con il tempo poi ti rendi conto che non vai da nessuna parte, perché lui dopo ti insulta, si infervorisce, non so, ancora di più, si sente, cioè, tu gli tiri benzina praticamente, lui sta lì sì. Tipo, oh mio Dio, allora ti insulto ancora di più, così mi dai ancora più attenzione. E su questo secondo me quello che funziona forse meglio è semplicemente bannare. Lo so, però a volte mi viene proprio la voglia di rispondere con cinismo, perché il cinismo è una cosa bella se la sai usare. Vorrei prendere la macchina e investirlo invece, però a me è capitato qualche settimana fa che mi è arrivata in direct una risposta a una storia a random con scritto fai schifo con tutte le faccine che vomitavano, e io ho detto vabbè, al di là del fatto che... esatto, la mia risposta è stata di già così, scritto, ma ti pare? Punto di domanda. No, ma la risposta è stata, ma io pensavo che tu non leggessi. Vabbè, ma scusa, ma sei... No, oh, scusa, non ti volevo offendere. Non ti volevo offendere, poi sei meno ma... Vabbè, no, scusa, non le devo dire queste cose. Ma comunque che ti dice queste cose qua? Cioè, come no, io infatti ho detto, guarda, al di là del fatto che non mi interessano commenti del genere, cioè puoi dirmi quello che vuoi, cioè io voglio dire, giro così e non ho problemi, per cui figurati se mi faccio smuovere da un fai schifo con le faccine da una persona che non ha idea di chi sia. Però io ho semplicemente detto, riconsidera il tuo comportamento sui social, perché non è una giustificazione pensare che una persona non legga per scrivere insulti a random in giro per l'internet. E lì è stato, scusami. E tu, guarda, non c'è problema, però ecco, è regolata per le tue interazioni future. Mi ha fatto venire in mente una cosa che mi è successa, però era tipo, non avevo fatto tanti anni di YouTube, una cosa fantastica, perché io, ok, stavo scrollando un po' i commenti, ma arriva questo commento bellissimo che mi fa hai rotto il c***o di questi video del c***o, ho detto avrà detto 5 volte c***o in un solo commento, io così, ok, cioè l'ho ignorato bellamente, 10 minuti dopo risponde sotto il suo commento e mi fa No, guarda, forse è vero, forse i tuoi video sono belli. Io la risposta. Mi stai dicendo? Io per certe cose ho una risposta sempre prontissima, ovvero, tesoro, vai da tua madre, dille chiaramente quello che hai detto a me. Se ride, allora sono una rompicoglioni io. Se ti scassa di mazzate, qualcosa l'hai sbagliata. Ok, devo segnarmi tutte queste frasi belle che mi dite oggi. Oppure lo stile Gianni Morandi. Ma posso farvi una domanda? Sì. Voi che siete più del campo nerd, io vedo spesso magari su Twitch così anche soprattutto ragazze straniere che fanno gameplay e sono mezze nude, diciamo, soprattutto senza pantaloni, non capisco perché c'è il top con le mutande ma i pantaloni no, vabbè. E quindi volevo sapere cosa ne pensavate di queste ragazze che magari lo fanno apposta, usano il loro corpo per magari farsi notare in quel mondo, forse magari anche perché è molto più maschile, molto, cioè, Ma guarda, per me è solo appariscenza. Sì,
infatti è una cosa di cui, ad esempio, io e la Svetta ne abbiamo parlato spessissimo, e cioè, per dirvi, io ad esempio nelle live del mercoledì, dove siamo tutte e due del game show, adesso con il caldo mi ero fatta la paranoia, ho chiesto al padrone di casa se andava bene se mettevo una canottiera, perché c'erano 45.000 gradi. Però ecco, io una cosa, e poi ognuno fa quello che gli pare, ok? Però per me è una, cioè io una cosa che non condivido, nel senso, se partiamo dal presupposto che proprio ne stiamo parlando stasera, no? Di questo fattore dell'uguaglianza, comunque di essere considerate noi al pari di, ad esempio, parliamo dei nerd maschi, parliamo dei videogiocatori maschi, allora dal momento in cui io devo e voglio, no, usare la mia fisicità per emergere e per attirare l'attenzione, sono, mi metto da sola in un livello diverso, è una cosa che non mi interessa. Cioè, per cui, cioè, ma poi sì, commenti veramente sessisti, e commenti anche comunque rivolti alle donne che non sono neanche piacevoli, perché poi ti prendono per una poco di buono. Sì, no, ma infatti, ad esempio, è una cosa sì, bella, è esagerato. Infatti una cosa bella delle cose, dei progetti che, a cui partecipo, dove appunto c'è anche la Svet, è che noi siamo lì per quello che abbiamo da dire, non per se siamo più svestite o per il fatto che siamo femmine, ok? È semplicemente una parità di opinioni, cioè noi siamo ragazzi, ok, inteso maschi-femmine, che hanno tutte opinioni diverse sul mondo dei videogiochi e siamo lì a parlarne insieme. Io concordo, perché comunque la donna non è solo corpo, ma è soprattutto testa, molta testa. E soprattutto... Ah, no, scusa. No, vai tranquilla, vai. E che è un argomento che mi tocca particolarmente, quindi... Ah. Cioè, io penso soprattutto... Allora, a me, sinceramente, se una vuole fare dei video di gameplay che intanto sta mezza nuda, sti cavoli, sta mezza nuda lei, non sto mezza nuda io. Più che altro penso che se vuoi attirare le visualizzazioni mettendoti così, anziché attirarle per il gameplay che stai facendo, evidentemente non sei brava a fare quel tipo di video e ti conviene cambiare un altro, fare un altro tipo di video che non sia il gameplay. Sì, secondo me è la strada più semplice. Io vi lancio una provocazione, ma voi avete presente chi è Brock O'Hearn? È un modello. È un modello. E lui su Insta è seguitissimo, gente che si bagna, si fa cose, che lo guarda. Lui essenzialmente fa esattamente quello che fanno le gamer girl. Cioè lui si mostra gli attributi fisici in tutti cioè, i sensi. Il Dennis Dosio del... Ma guarda, allora io ti invito a dargli un'occhiata. Lui vabbè, piglia anche perché ha un certo appeal, è molto simpatico. A me principalmente, però non ci diciamo minchiate, le persone, uomini o donne che siano, lo seguono perché è buono. Ora, detto proprio, parlando in generale, la mia domanda è perché una ragazza che volutamente mostra determinate cose, determinate caratteristiche del proprio corpo, deve essere additata, no, ma perché tu fai così, ti mostri le cose così, e un uomo che ha l'addominale scolpito, tipo Maurizio Merluzzo, perché anche lui, non ci diciamo cavolate, è un bravissimo doppiatore, però essenzialmente il momento in cui lui ha il picco è quando toglie la maglietta, non per dire che lui non ha nient'altro, lui ha mostrato più volte di avere altro, ma siccome... A parte quel culo bellissimo. A parte, vedi? Esempio, Marion, grazie, era proprio quello che intendevo, grazie cara. Vai! No, non ti stavo prendendo per il culo, era proprio vero. E quindi, perché una cosa differisce dall'altra? Io per quanto riguarda il mondo delle gamer girl, io ho un parere un po' grigio, nel senso che io sono dell'idea che una persona deve portare dei contenuti, in generale. Se però qualcuno... mostra il culo, non mi va neanche di dire vabbè, ma tu hai mostrato il culo 2000 persone che ti seguono, cioè forse sono un pochettino più fesse le 2000 persone che seguono una soltanto per il culo e non quella che mostra il culo, cioè capito? Ma pensate che renda meno credibili le ragazze sul web un comportamento del genere? Scusate la gatta, se le vengono credibili perché è un cioè, nel senso, è un cioè, il fatto è che io penso che
ci sia un dilemma tra la libertà personale di potersi mettere come si vuole e di come poi venga vista l'intera categoria magari. Però secondo me il fatto che funzioni in questo modo è perché di base c'è già una cultura che funziona così. Sì. Cioè, se ai bambini fosse insegnato magari fin da piccoli a vedere le donne magari in una maniera diversa, sì, magari lei avrebbe sicuramente, la ragazza che si spoglia, insomma, che si mostra, avrebbe sicuramente un sacco di seguito, però poi non tutti applicherebbero, diciamo, la sua modalità di fare contenuti a tutto il pubblico femminile. Sì, non pretenderebbero dalle altre lo stesso contenuto. Esatto, esatto. Però ovviamente è sempre una questione un po' spinosa, però dipende dal pubblico che hai. E comunque sì, il pubblico che ha una ragazza che si fa... che fa le live un po' così, non è lo stesso pubblico che magari segue, non so, me o comunque un'altra persona che non fa questo tipo di live. Quindi, siccome stiamo parlando proprio di mondi differenti, perché io facevo le live su Twitch, sì, ogni tanto qualche troll, però non mi è mai venuto nessuno a dire fai vedere qui, fai vedere là. Beata te, ma... Avevo anche dei pro di... Avevo un gruppo di follower molto, molto gentili che appena arrivava un troll lo cliccavano subito, però... Comunque, quello che volevo dire io prima era essenzialmente... che di base mostrare il proprio aspetto fisico in tutto e per tutto non è quello il problema, secondo me. Il problema è un po' la concezione che si ha del modello, del ragazzo, dello streamer che mostra il corpo nudo e della ragazza, della modella, della streamer che mostra il corpo nudo. Esempio, io vi invito a farvi un giro sotto i commenti, sotto le foto di Riae, che è una suicide girl famosissima. 90% delle persone sono insulti sessisti per lei, che fa esattamente la stessa cosa che fa un Brock O'Hearn o un Roberto Bolle. Cioè, Roberto Bolle c'ha suo fisico che è statuario, lo mostra spessissimo, ma nessuno, cioè, non ho mai sentito nessuno che gli dicesse copriti, nessuno. Se c'è stato, cyberbullismo, comunque le offese è tutto un cyberbullismo, anche se magari alle persone dire solamente se ti farei o cose varie sono sempre cyberbullismo, appunto. Però capito, il punto è proprio quello, cioè è una disparità di trattamento che io vedo più volte e che non mi spiego, molto semplicemente. Per quanto io per prima guardi il contenuto di qualcosa, cioè è ovvio che se la streamer zinnona non mi dà nient'altro, io dico vabbè, non mi interessa, vado avanti, passo avanti tranquillamente. Se poi mi reciti Kafka sono più contenta, però non è che sto, per dirti, non è che sto a dire ok, non dici, non hai dei contenuti interessanti, sei una stronza, fai schifo perché mostri le tette, oh mio Dio, mercifichi il tuo corpo. Secondo me la mercificazione non è neanche quella. Io anzi provo una stima immensa per le modelle che si svestono, perché io mi vergogno, io cioè, non lo farei mai, una roba del genere non la riuscirei mai a fare, quindi tanta stima per chi lo fa. E non ho mai capito il perché il tizio con gli addominali, oh che figo, ci sbavo, la donna tettonissima che mostra, no, ora vi segno. Non ho sentito niente. Vabbè, era quello che ho detto anche prima, figurati. Sì. Esperienze negative ne hai avute comunque a livello del web? Persone ossessive? Ne ho avuta una molto, molto, molto negativa, della serie che sono andata anche alla polizia io a denunciarla. E, tra l'altro, una mia amica prima in chat mi ha detto: sto guardando la live, devi parlare di quello. E non lo so se sta seguendo adesso, ormai è diventato il mio fantasma del web, diciamo. E non ne ho mai parlato perché non volevo dargli troppa importanza, però ormai diciamo che è già qualche anno che sono riuscita a staccarmi, a liberarmene. È una persona che si è avvicinata a me appunto facendo complimenti per quello che facevo, e io cerco sempre di essere gentile con tutti, specialmente poi anni fa non avevo tutto su seguito tutti questi messaggi, quindi comunque cercavo sempre di rispondere, mi facevano domande sul giapponese, sul Giappone proprio rispondevo. E poi questa persona aveva dei comportamenti un po' strani,
fino a diventare praticamente ossessivo nei miei confronti, e aveva il tipico comportamento ossessivo della serie che lui si creava multipli account, e c'erano giorni in cui mi faceva dei commenti super, oh mio Dio, sei fantastica, eh? E invece c'erano i giorni no, in cui lui cercava nei commenti di creare flame nei miei confronti, dicendo tu quello che fai, cerchi di fare soldi sfruttando i tuoi iscritti, quando facevo tipo una collaborazione magari. Non vedete che mi sta prendendo per il culo, e poi scriveva delle bugie su di me cercando in tutti i modi tipo di farmi passare, ma io lo sapevo che era lui, perché non era neanche così furbo, perché scriveva sempre le stesse cose e poi aveva sempre lo stesso stile di crearsi degli account. Ti dico la verità, un giorno è venuto a un raduno e io non sapevo che era lui, e mesi dopo lui mi ha mandato la foto che lui mi aveva scattato al raduno, e da lì, ti giuro, da lì non lo so, però l'idea di fare raduni ogni tanto mi inquieta, perché ma sì, tu l'hai individuato visivamente, cioè sai com'è fatto? Sì, lo so com'è fatto, però non so il suo nome, né il cognome, né dove abita, né nient'altro di lui, perché è introvabile praticamente, si è sempre reso introvabile, anche quando sono andata alla polizia. Diciamo che mi hanno detto, ah vabbè, ma è uno stalker online, se ti viene a suonare sotto casa, certo. Vabbè, sì, appena si presenta, appena si presenta con la motosega, guarda. Certo, infatti, sono lì a chiamarmi subito. No, vabbè, non so, questa persona è una persona adulta, che ha 30 anni, quindi neanche da dire, non lo so, è un ragazzo, no, sai che c'è. È stato veramente, c'è stato il periodo in cui si era proprio intensificata questa cosa, che è stato poi il periodo in cui sono andata in polizia, non riuscivo a dormire la notte perché gli incubi, e non lo so, diciamo che è un tipo di violenza psicologica che non ti rendi conto degli effetti finché non capisci che il tuo stile di vita sta cambiando inconsciamente per colpa di questa cosa qua. Ma poi provoca stress, provoca ansie, paure. Sì. Cioè, comunque inizi anche a chiuderti in un mondo che non è neanche tuo, ti stringi. Sì, esatto. E soprattutto lui mi identificava associandomi a dei personaggi di manga. Non so, se mi fa un po' ridere questa cosa, però lui... E lui disegnava la mia personalità in base a questo personaggio. Nel momento in cui mi facevo vedere forte, mi facevo vedere che non ero intimidita da lui, e uscivo quindi dallo schema che lui si era creato per me, Lisbar proprio impazziva. Cioè, iniziava proprio a buttarmi commenti, ma robe scritte tipo lunghe così, di quanto io facevo schifo e tutto un po'. Quindi ogni volta che qualcuno nei commenti, specialmente capita con alcuni ragazzi, cercano di inquadrarmi in qualcosa, mi scatta qualcosa, e io dico, no, non di nuovo! Perché è estremamente stressante. Niente, non lo auguro veramente a nessuno. E diciamo questa persona spero che non sia lì a Londra con te. No, non sa dove abito. Lui sapeva dove abitavo in Toscana, infatti una volta scrisse nei commenti l'indirizzo della casa dei miei genitori. No, vabbè. Io lo so dove abiti, lì in via di, ti ho vista. Perché a quanto pare lui è della mia stessa città, non lo so. E nonostante vabbè, però, tutti comunque... i carabinieri non hanno detto niente, ma che... ah no, cioè... ciao, cioè... poi morì prima che facciano qualcosa. Io guarda, non so, io mi sarei incazzata a bestia, avrebbero arrestato me solo perché li avrei picchiati a sangue sti carabinieri. Guarda, da un punto di vista mi dispiace dirlo, però UK qua vengono prese molto più seriamente queste cose, e in un certo senso mi sento più sicura qua. Fortunatamente non ho avuto bisogno di testare questa cosa, però ecco, non mi è piaciuto tanto come è andata. Fortunatamente appunto si è risolta, adesso non vivo più a Milano, quindi non c'è più pericolo, però insomma sono esperienze che uno preferirebbe evitare il più possibile. Beh, sì, questo sì. Però poi è anche colpa comunque dell'Italia, che non ha una sicurezza, non dà una sicurezza.
Sì, secondo me è tutta una questione di passaggi, di quanto effettivamente il pubblico avverte, dà importanza a queste cose, che poi è tutto collegato anche un po' al sessismo, a tutte queste cose qua. Diciamo, in Italia siamo ancora un po' in una fase in cui dobbiamo un attimino... cioè, queste cose si devono ancora diffondere, anche tante cose tipo la body positivity, eccetera. Cioè, sono argomenti che in Italia iniziano a uscire fuori adesso. Diciamo. Sì, noi arriviamo sempre un po' dopo, eh. Vabbè, l'importante è arrivarci, non dico quando, prima o dopo, però l'importante è, secondo me, avvicinarsi a una mentalità più, insomma, comprensiva. Scusate, vi ho traumatizzato la live. No, non è questo, è che comunque queste persone fanno abbastanza incazzare, ecco, detto proprio finemente, sì, che non si rendono neanche conto di ciò che fanno, quindi è anche un problema proprio che hanno. Sì, no, sicuramente è una persona che ha bisogno di aiuto, e... però sai, non è che gli posso dire vai a far vedere. Non è che puoi aiutarlo. No, non posso aiutarlo io. Non è un tuo dovere aiutare lui. Non è un mio dovere, appunto, poi soprattutto dopo quello che ha fatto, capito? Meglio che sia il più lontano possibile, anche se ogni tanto vedo in giro nel web qualche commento in cui appena si parla di me lui è tipo, ci si butta tipo a capofitto per offendere. Vabbè, si scrisse pure a mia madre, tra l'altro. Una lettera. Ah, pure? Sì. Niente. Però dicevo, a parte quello, moltissime esperienze positive. Ok, le esperienze positive sì, però queste persone non vanno fermate, secondo me, sul nascere. Il problema è che ti senti che non hai potere, perché sul web non puoi fermare, non puoi bannare l'IP su YouTube, e anche se magari banni l'account e se ne rifà altri 10. E quindi ti senti proprio... come se vorresti che si fermasse, ma non hai nessun potere su questa cosa e devi semplicemente imparare a convivere col fatto che da un momento all'altro spunterà un commento. Adesso sicuramente sto molto meglio, però sono dei momenti un po' brutti. Il problema è dalla radice, cioè servirebbe una legge più rigida riguardo lo stalker, cioè il contro... queste cose, che qua non c'è, perché vedi come hanno fatto i carabinieri con te, praticamente dovevi denunciare solo una volta che stavi col coltello qua, sì. Così, oh, guarda, mi hanno accoltellata, posso denunciare adesso? E invece servirebbe una legge più rigida, ma cioè guarda, più... Sì. Non ti considero più aiuto. Se c'è il nome e cognome, in realtà, della che ti... No. Lo poi... dico perché ci ho avuto un'aggressione io qualche anno fa, non sono andata a denunciare e non è successo niente, cioè non è cambiato nulla. Addirittura, cioè, voglio dire, se hai avuto un'aggressione dal vivo, nel senso dovrebbe essere proprio il caso in cui entrano in azione e invece niente. No, perché loro sono infami? Perché la mettono sull'il? Vabbè, dai, che t'ha fatto? Non t'ha fatto niente, così... Anche se ti presenti col cellulare con le 20 telefonate che ti fa ogni ora, no, vabbè, ma dai, ma cioè, a me è stato, vabbè, questa cosa non riguarda il web, riguarda una cosa mia, però mi è stato detto, vabbè, ma innamorato, tua sorella, ma che... Ma innamorato, ma ti butta l'acido in faccia, ma innamorato, cioè... Quindi abbiamo l'amore sulle telefonate, 100.000 messaggi, se questo è amore, non voglio ridere con te, poi l'odio. È quello, e poi di solito in questi casi non è mai amore, non è mai ossessione è positiva. No, è un'ossessione, è pazzia proprio. Quello che mi ha dato un po' fastidio è il fatto che si dia importanza solo all'aspetto fisico, ora in realtà poi non hai detto tu neanche quello, nel senso che loro mi ha detto solo se tu non puoi uscire di casa e la tua vita cambia completamente e non riesci a fare delle cose, allora possiamo intervenire, però non c'è nessuna, non si dà nessuna importanza all'aspetto mentale e al... cioè, siccome è su internet, allora non è importante. Cioè, ancora non si dà attenzione agli effetti che il web ha sulla mente delle persone.
Ma guarda che anche in questo caso comunque funziona un po' il sessismo per certi aspetti, perché se sei una ragazza, no, vabbè, ma dai, ma è un ammiratore, è uno che ti sta sfottendo sul web, ma figurati, se sei un ragazzo che magari viene anche stalkerato da una donna, ma com'è possibile che tu ti senti minacciato da una ragazza? Cioè, quindi, capito, in entrambi i casi il sessismo entra un pochettino in gioco. Sì, quindi... ci sono anche ragazze spaventose. Io ho conosciuto colleghi che hanno avuto appunto l'esperienza al contrario e non era per niente da minimizzare, cioè le pazzie stanno... Parlando di queste cose, ho appena sentito le sirene. Sì, no, è qua fuori perché a Londra gli piace accoltellarsi ogni 5 minuti. Ah, che bello! Oh, mamma. No, non è così, non è così, però ultimamente diciamo ci sono un po' di casini, però no, dai. Però comunque il cyberbullismo dovrebbe avere una legge più ferrea, sì, molto più dura, perché comunque non è solo una questione fisica e mentale, ci sono tanti ragazzi, anche qui in Italia, come anche in tutto il mondo, che si sono anche suicidati per colpa dei commenti. Ma ci sono quelle cattiverie, che... poi non so, scusate se vi... Perché dietro a un telefono e un computer sono tutti leoni. Sì, poi poi il fatto che tu crei contenuti sul web, per alcune persone, allora se hai fatto il video, io ti posso dire quello che voglio. Sì, è vero. Questa mentalità malata. Sì, perché se non facevi le critiche non facevi le cose. Capito. Cioè, devi star zitta, se no allora ti posso insultare quanto come voglio. Sì, si prendono sta libertà, capito? Come se... se stessimo così, vabbè dai, stiamo qua, insultateci, capito? Sì, i materassini. Sì. In chat ricordano un nome e un cognome, che è Tiziana Cantone, cioè... Sì. Quella è stata una... questo è proprio il fenomeno del rape revenge, è nato lì, cioè in Italia almeno, perché c'era già da molto prima delle altre parti, noi arriviamo sempre tardi. Quindi... io sono abbastanza convinta che le persone debbano imparare ad essere un pochettino più sensibili, cioè la sensibilità, questa sconosciuta, capisci che le cose che tu dici, anche la persona che ha due spalle grosse così, fa un effetto, non puoi pensare di essere impermeabile, che l'altro sia impermeabile o che tu sia impermeabile se tu dici vaffanculo stronza o peggio. Non è, cioè anche a livello proprio mentale, pesa tanto. Infatti, secondo me, di base in generale, in Italia, almeno in questo ultimo periodo, io sto notando che è proprio l'educazione di come stare nel web che manca, perché basta leggere, insomma, persone che con il proprio nome e cognome scrivono cose terribili riguardo variatissimi eventi che si verificano, e tu dici, allora una cosa è uno che viene sotto un video, no? E si chiama Pinco Pallo 85, sono bellissimo, e fa così, però io sono basita quando leggo, cioè persone che hanno veramente la faccia, il nome e il cognome, scrivono delle cose pazzesche, disumane, e io sto notando proprio che c'è questa mancanza, questa lacuna grandissima di come stare sul web decentemente, se non correttamente, per cui cioè, è tutto una roba che va a un effetto domino, che è sempre peggio. Poi vabbè, vai a controllare, io poi a me partono le analisi antropologiche, perché chissà come mai quasi tutti quelli che fanno commenti razzisti, sessisti, insulti gratuiti, lavorano tutti presso me stesso. Ve la butto lì. Sì. E tifano Juve, maledetto. È l'ignoranza proprio tipica che c'è qui, è un'ignoranza proprio di quelle radicali. Sono poi anche uomini di una certa età o donne di una certa età che si affacciano nel web e fanno cazzate, detto finemente. Perché non hanno idea di come si utilizzi. Ma non sanno neanche magari o scrivere o parlare, oppure proprio si divertono con questa cosa che per loro, tanto non mi scopre nessuno, tanto non mi vede nessuno, però poi se li vedi davanti, muti zitti. Ma che già fanno schifo come persone, solo che nella vita reale si prendono giustamente gli insulti o si possono anche prendere uno schiaffo per quello che dicono, no? Invece nel web danno sfogo agli istinti peggiori.
Io ringrazio tutte e tutti quelli che ci hanno seguito. Spero che faremo altre live al femminile, che è stata molto carina. E aspettiamo Lilletta. Speriamo che arrivi anche lei. Sì. Speriamo che venga in un'altra live. È stata automaticamente invitata da tutte. Sì. Mm-hmm. La saluto. Anche lei è una forma della natura. E niente, buonanotte. E possiamo salutare tutti e quindi buonanotte a tutti. Ora io non so perché si chiude una live, quindi buonanotte. Simone, Simone chiudi. Chiudi. No, io sto dicendo. Simone fa qualcosa.